E cosa dobbiamo fare? Distogliere la mente dai piaceri della carne e rivolgerla a quelli dello spirito. La lussuria ha mille strade. La sala da ballo, la gelateria, il bar di quartiere, il bagno turco. Da questa idra spuntano nuove teste ovunque. Perfino le moderne invenzioni della scienza vengono usate per coltivare l'immoralità. Il motore a benzina ci ha portato il piacere del giro in automobile e una minaccia ancora più perniciosa, il bordello in strada. L'elettricità ha reso possibile il degradante spettacolo del cinematografo. Grazie al telefono, una giovinetta può ascoltare la voce del suo spasimante sul cuscino accanto a lei. E non dimentichiamo l'invenzione più scandalosa di tutte, la cerniera lampo Talon, altrimenti nota come la Zip, che fornisce a ogni uomo e ragazzo rapido accesso all'oblio morale. Il problema principale del genere o gender, ancora nell'epoca attuale, è che si basa su un sistema binario e obbligatorio, il quale attribuisce caratteristiche sociali alla anatomia sessuata. Molte persone presumono che la base binaria del genere sia infatti codificata nei processi biologici, cioè si presume spesso che biologico sia sinonimo di immutabile e naturale e sia un'origine più primaria della identità di genere. Ma andiamo per ordine. Faccio iniziare la mia chiacchierata su questo tema vastissimo e ancora non esaurito, presentandovi un personaggio che sconvolse l'orizzonte culturale con le sue convinzioni, i suoi studi e soprattutto con le sue metodologie. Alfred Kinsey. Non stare seduto così lontano. Tutto quello che crea una distanza andrebbe evitato. Va bene. E non alzare le sopracciglia. Mi dispiace, l'ho fatto. Ti devi rilassare. Come puoi pensare che io mi apra se non sei rilassato? Certo. Fa un respiro profondo. Ricomincia. Come può vedere, questo foglio di carta è stato diviso in caselle. Ce ne sono ben 287. La sua storia sessuale entrerà in quest'unica pagina, scritta in codice. Non dimenticarti di dire che non c'è una chiave scritta del codice. Il soggetto dell'intervista sarà sincero solo se saprà di parlare in assoluta confidenza. Certo. Va bene. Allora, quando è nato? Il 23 giugno 1894. È celibe o sposato? Sposato. Qual è la sua razza? Non perdere tempo con domande ovvie, Martin. Inserisci tu il dato. Qual è la sua religione? Metodista. Lei va spesso in chiesa? Oggi mai, ma ci andavo regolarmente fino a 19 anni. Andava d'accordo con suo padre e sua madre quando era piccolo? Questa è una domanda multipla. Mi permette di ignorare le parti a cui non voglio rispondere. Che rapporto aveva con sua madre? Buono. Eravamo molto uniti. E con suo padre? Che rapporto aveva con suo padre? Biologo e sessuologo statunitense, il cui nome resta legato alla prima grande inchiesta statistica nel campo del comportamento sessuale umano, e sostenne nel suo libro Sexual Behavior in the Human Male, ossia comportamento sessuale del maschio umano del 1948, il mondo non è diviso in pecore e capre. Non tutte le cose sono bianche o nere. È fondamentale nella tassonomia che la natura raramente ha a che fare con categorie distinte.
E solo la mente umana inventa categorie e cerca di forzare i fatti in gabbie distinte. Il mondo vivente è un continuum in ogni suo aspetto. Prima apprenderemo questo, a proposito del comportamento sessuale umano, e prima arriveremo ad una profonda comprensione della realtà del sesso. Attingendo alla ricerca condotta da Alfred Kinsey e dall'Istituto Kinsey sulla base di migliaia di interviste dettagliate, i risultati di Kinsey sono stati pubblicati in due volumi. Il primo, Sexual Behavior in the Human Male, comportamento sessuale nel maschio umano del 1948, e Sexual Behavior in the Human Female, comportamento sessuale nella femmina umana del 1953. Kinsey incoraggiò la consapevolezza sociale e l'accettazione della diversità sessuale, ma non tentando di stabilire l'esistenza universale di una popolazione omosessuale distinta dalla più ampia popolazione eterosessuale. Diceva: la natura raramente ha a che fare con categorie distinte. Ora, categoria è un termine che deriva dall'antica parola greca categoria, questa con la K, che significava appunto accusa. Quindi, in termini di orientamento sessuale, il gruppo dominante è stabilito dalla categorizzazione tra sessualità normale e anormale, unita all'accusa, secondo l'etimo citato, che specifiche forme di sessualità siano devianti. Ora qui naturalmente non si tratta di etichettare bollando o al contrario riscattando certe categorie, appunto, ma sto solo cercando di avvicinarmi a un orizzonte più ampio di comprensione che negli ultimi anni la ricerca sociologica sta offrendo. Kinsey, caratterizzando l'orientamento sessuale come un continuum, quindi, ha sfidato la convinzione diffusa che, per la maggior parte delle persone, il desiderio sessuale sia diretto esclusivamente verso i membri di una sola categoria di sesso. Le sue ricerche provocarono un vero e proprio terremoto nel campo accademico perché ribaltavano completamente il paradigma con il quale, fino ad allora, si dipingeva il comportamento sessuale degli esseri umani. E negli anni 50, negli Stati Uniti, l'omosessualità era considerata dalla legge un crimine, dalla Chiesa un peccato e dalla scienza un disturbo mentale. Evelyn Hooker, una psicologa statunitense, continuando il lavoro di Alfred Kinsey, realizzò un esperimento con lo scopo di dimostrare che i gay non sono affatto malati, come la scienza e la psicanalisi di quegli anni sosteneva. Questa impresa, naturalmente, nel clima del maccartismo politico di quei tempi, cioè la caccia alle streghe contro ogni minimo possibile sospetto di presenza comunista, fu considerata una vera e propria rivoluzione. L'opinione pubblica del tempo può essere illustrata da questa citazione di un rapporto sulla omosessualità da parte del gruppo di avanzamento della psichiatria. Quando tale comportamento omosessuale persiste in un adulto, è quindi un sintomo di un grave disturbo emotivo. Nell'esperimento della Hooker, conosciuto sotto il titolo L'adattamento psicologico del maschio omosessuale dichiarato, furono selezionati 60 uomini, 30 eterosessuali e 30 omosessuali.
E per ridurre al minimo il rischio di distorsioni, Hooker scelse persone con caratteristiche simili e le accoppiò in base al quoziente intellettivo, all'età e al grado di istruzione. Verificò inoltre che nessuno di loro avesse avuto conclamati problemi psichici o precedenti penali. Questo test naturalmente fu compilato in modo anonimo, senza informazioni identificative di alcun tipo, quindi consegnato a 3 psicologi clinici. Alla fine dell'analisi, i 3 esperti giunsero, indipendentemente tra di loro, alla medesima conclusione, e cioè non vi è alcuna differenza psicologica misurabile tra i membri dei 2 gruppi. L'omosessualità come disturbo clinico non esiste. Le sue forme sono varie come quelle della eterosessualità. Naturalmente seguirono altre varie vicende, che qui non è il caso di descrivere per motivi di spazio, ma finalmente nel 1973 l'American Psychiatric Association, APA, decise di rimuovere il riferimento all'omosessualità come disturbo mentale, e nel 1990 l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, cancella l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, proponendo al suo posto la definizione di variante naturale del comportamento umano. Ho sentito parlare di questa comunità da un mio ex studente. Questo è il mio 3° viaggio e i risultati sono straordinari. Secondo i miei calcoli ci sono oltre 300.000 casi qui a Chicago e nessuno si è mai preso la briga di parlare con questa gente. È una miniera di informazioni, Marty. Ed è tutta per noi. Sei proprio un Sì, per me. Se ci fossi stato tu saresti pazzo. Andiamo a bere la tua salute. Cosa prendi, bellezza? 2 scotch. Un buon bicchierino è uno strumento essenziale come lubrificante sociale, anche se mi ha portato a bere più di quanto avrei mai pensato di fare in vita mia. Cominciamo. Salve, sono il professor Kinsey dell'Università dell'Indiana e sto facendo uno studio sul comportamento sessuale. Ci sediamo a parlare? Immagino stia scherzando. No, affatto. Le sarei grato se rispondesse a qualche domanda sulla sua storia sessuale. Mary, c'è una professoressa. Dice che vuole studiare il mio comportamento sessuale. Che resti in zona e guardi. Ah, è arrivato Andy. Vedessi come si è vestito. Oh, non sto nella pelle. Oh, Andy. Salve, sono il professor Kinsey. Mi scusi, sono il professor Kinsey. Mi scusi. Salve, sono il professor Kinsey dell'Università dell'Indiana e conduco uno studio sul comportamento sessuale. Posso farle qualche domanda? Ho sentito parlare di lei. È il dottore del sesso, vero? Così vengo chiamato. Se le andasse di parlare con me sarebbe un grande aiuto alla scienza. Certo. Cosa vuole sapere? Stesso ragazzo, Tommy Potts. Ci stavamo divertendo in un fienile. Lo sa come fanno i ragazzi. Papà è entrato. Ci ha trovati e ci ha chiusi dentro. Ha chiamato i miei fratelli. Loro ci hanno marchiati. Ci hanno stuprati a turno. Poi ci hanno pestati a sangue. Mi hanno rotto 2 costole, la clavicola. Tommy non se l'è cavata così bene. Lei quanti anni aveva? 13. E da allora è sempre stato per conto suo? Me la cavo. Non è che mi dispiace essere frocio. Non è così. Solo vorrei che la gente non fosse tanto prevenuta. L'omosessualità sembra essere fuori moda in questa nostra società attuale. Ma un giorno le cose potrebbero cambiare. Certo. Vi
Vi ho fatto ascoltare alcuni estratti audio da un film molto importante che voi potrete sicuramente vedere. È del 2004 il film, di cui il principale protagonista è Liam Neeson e del quale avete appunto appena ascoltato un brevissimo estratto audio. Il film, per chi avesse voglia di vederselo, è disponibile tra l'altro su Prime Video con il titolo appunto Kinsey. Concentrandosi sul comportamento omosessuale invece che sulla identità omosessuale, fate attenzione, la differenza è sostanziale, Kinsey ha implicitamente sfidato quello che a volte viene definito essenzialismo. L'essenzialismo riferito a questo campo è la convinzione che l'omosessualità e altre categorie di identità riflettano caratteristiche innate e che comprendono la natura fondamentale dei membri di tali categorie. Ora, poiché il principio essenzialista considera l'omosessualità come una caratteristica duratura della condizione umana, piuttosto che il prodotto delle contingenze sociali, coloro che accettano l'essenzialismo spesso presumono che l'omosessualità sia storicamente e culturalmente universale. In un senso più astratto, l'essenzialismo risale almeno al filosofo greco Platone, che sosteneva che tutti i termini o le categorie generali riflettono archetipi universali, eterni, puri e divini. Platone si riferiva, come probabilmente voi saprete, a questi archetipi come forme o idee. Questa versione dell'essenzialismo è solitamente contrastata dal nominalismo, secondo il quale l'unica cosa che unisce i membri di qualsiasi categoria è il fatto sociale. In risposta a Platone, ad esempio, l'antico filosofo greco Aristotele sosteneva che la realtà è composta da individui piuttosto che da universali. Ora, per tornare al nostro argomento principale, alcuni teorici che resistono all'ipotesi popolare che gli interessi delle donne lesbiche e degli uomini gay siano meglio inquadrati in una prospettiva essenzialista sull'omosessualità, questi teorici suggeriscono invece che le categorie associate al piacere e al desiderio sessuale sono solamente degli sviluppi storici e culturali. Questa tesi, spesso indicata come costruzionismo sociale, si applica alla identità eterosessuale così come alle categorie alternative di identità sessuale, cioè omosessuali, lesbiche, gay e bisessuali. Ma anche qui c'è bisogno di fare una piccola precisazione per farvi comprendere meglio. Il costruzionismo sociale, quello al quale ho appena accennato, è una teoria della conoscenza, la quale si basa sulla nozione secondo cui gli esseri umani razionalizzano la loro esperienza con narrazioni, le quali creano modelli della realtà sociale, quindi materializzano questi modelli attraverso il linguaggio e li condividono. Per capire ancora meglio, esempi di costruzioni sociali potrebbero essere i soldi, gli dèi, le nazioni o anche gender, come nell'argomento che sto trattando, eccetera. Questo però, attenzione, non significa che atti sessuali specifici siano unici nei contesti sociali in cui si verificano. Perché? È perché una vasta gamma di interazioni fisiche e di manipolazioni corporee legate al desiderio sessuale o favorevoli al piacere sessuale si verificano attraverso confini culturali e storici. Quindi le forze che modellano le possibilità erotiche del corpo variano da società a società.
Mary McIntosh, che già ho incontrato negli episodi sul femminismo, una sociologa femminista, attivista politica per i diritti delle lesbiche gay nel Regno Unito, ha suggerito che l'omosessualità non è una condizione da cui le persone sono colpite, ma piuttosto una sorta di ruolo sociale a cui queste persone vengono assegnate. Allora, in base a questa visione, nelle società moderne, dove viene attribuito un ruolo omosessuale separato, l'aspettativa per coloro che attribuiscono questo ruolo è che un omosessuale sarà esclusivamente o prevalentemente omosessuale nei suoi sentimenti e nel suo comportamento. Inoltre, per completare questa visione dei ruoli assegnati, ci sono altre aspettative che spesso esistono, soprattutto da parte dei non omosessuali, ma che influenzano l'autoconcezione di chiunque si veda come omosessuale. Queste aspettative, per esempio, sono: quella che l'omosessuale sarà effeminato nel modo, nella personalità o nell'attività sessuale preferita. L'aspettativa che la sessualità giocherà un ruolo di qualche tipo in tutti i suoi rapporti con altri uomini. E l'aspettativa che sarà attratto da ragazzi e uomini molto giovani e probabilmente sarà disposto a sedurli. E tu e noi e lei tra noi vorrei, non so. Jonathan Ned Katz, uno storico americano della sessualità, il quale si è concentrato sull'attrazione per lo stesso sesso e sui cambiamenti nella organizzazione sociale della sessualità, sfida e respinge l'idea che la distinzione tra eterosessualità e omosessualità sia senza tempo. Basandosi sulla storia della terminologia medica, rivela che ancora nel 1923 il termine eterosessualità si riferiva a una passione sessuale morbosa e che il suo uso attuale è emerso per legittimare uomini e donne che fanno sesso per piacere. La sua opera The Invention of Heterosexuality, l'invenzione della eterosessualità, si concentra sull'idea, radicata appunto nel costruzionismo sociale di cui ho brevemente parlato, che le categorie con cui la società descrive e definisce la sessualità umana siano storicamente e culturalmente specifiche, ossia relative a quei tempi, insieme all'organizzazione sociale dell'attività sessuale, del desiderio, delle relazioni e delle identità sessuali. Quindi il suo ragionamento, seguitelo attentamente, è questo. Propone due prospettive. La prima: io sono omosessuale solo all'interno di una cultura che, in primo luogo, possiede una definizione di omosessualità e, in secondo luogo, all'interno di una cultura che possiede una definizione di omosessualità la quale si applica a me. La seconda prospettiva: io sono eterosessuale solo in una cultura che in primo luogo ha una definizione di omosessualità e in secondo luogo ha una definizione di omosessualità che si applica a persone diverse da me. Quindi il risultato di questo ragionamento è che il concetto di eterosessualità e perciò di identità eterosessuale non potrebbe esistere senza il concetto di omosessualità e quindi di identità omosessuale. Certo, questo inverte il consueto modo di pensare in cui l'eterosessualità è considerata la forma primaria originale
e l'omosessualità è considerata secondaria, una semplice variazione della eterosessualità. Per questo motivo è stato suggerito che, almeno concettualmente, l'omosessualità precede l'eterosessualità. O, al limite, le identità omosessuali ed eterosessuali emergono contemporaneamente e comunque solo nel contesto di una distinzione tra omosessualità e eterosessualità, come abbiamo visto in quelle due prospettive. Beh, questo ragionamento, che dal punto di vista logico e razionale non fa una piega, sconvolge completamente il comune modo di pensare. Però c'è comunque un altro concetto importantissimo, importante perlomeno per la tesi che sto esponendo e che rappresenta, come avete già capito, il filone di questo episodio, se lo state seguendo con attenzione, è che la loro esistenza, cioè quella della omosessualità e della eterosessualità, è contingente più che necessaria. Ora, quando è che un fatto si dice contingente? Beh, quando ci si rende conto che in circostanze differenti quel fatto sarebbe potuto andare diversamente. Un punto simile può essere fatto su altre categorie sociali, non solamente quelle del sesso, per esempio le categorie razziali. Come nota Terence McMullan, professore di filosofia, un seguace appunto del costruzionismo sociale, autore tra l'altro di numerose pubblicazioni sulla filosofia della razza, la filosofia latinoamericana, la cultura e la filosofia pop, la storia del bianco mostra come i confini del bianco siano stati definiti principalmente attraverso l'esclusione di coloro che sono stati definiti come non bianchi. Cioè, in maniera estremamente semplice, se non ci fosse stata prima la nozione di non bianco, non sarebbe potuta esistere neanche quella di bianco. Ora, però, il costruzionismo sociale non suggerisce che le persone siano libere di scegliere tra omosessualità e eterosessualità. Suggerisce invece che il quadro concettuale o paradigma all'interno del quale si verificano omosessualità e eterosessualità è semplicemente uno sviluppo storico. Per comprendere appieno il costruzionismo sociale, però, è importante capire come funzionano i paradigmi. Per questo motivo, alcune informazioni di base sul concetto di paradigma possono essere utili. La nozione di paradigma, come viene usata qui, è semplicemente un'estensione di un concetto introdotto e sviluppato nel 1962 dal fisico Thomas Kuhn in riferimento alla pratica scientifica. Kuhn ha sostenuto che la terminologia impiegata nelle varie scienze fa parte di una rete intrecciata di credenze, in modo tale che il significato di qualsiasi termine sia pienamente compreso come solo dal riferimento diretto o indiretto al corrispondente sistema di credenze. Beh, anche se Kuhn ha introdotto la nozione di paradigma all'interno di un contesto specializzato, cioè quello della scienza, questo però può essere anche applicato in maniera più ampia. Nel corso della storia e attraverso le culture, i corpi sono stati conosciuti per mescolarsi in vari modi, ma spesso senza il paradigma richiesto per l'applicazione di categorie di identità sessuale specifiche alla cultura occidentale contemporanea. Consideriamo, ad esempio, l'incidenza ben documentata della penetrazione anale tra gli uomini dell'antica Atene, che ha spesso propagandato come prova che l'omosessualità è esistita nel corso della storia.
era il sesso nell'antica Atene che collocava le persone nella struttura gerarchica della politica ateniese. I cittadini maschi adulti occupavano una posizione sociale più alta rispetto agli altri uomini in generale, alle donne e agli schiavi più giovani. Ma perché? Perché la penetrazione sessuale era tematizzata come dominazione e per questo motivo era coerente con il ruolo sociale del cittadino maschio adulto cercare la gratificazione sessuale non solo dalle donne ma anche dagli uomini più giovani e dagli schiavi di qualsiasi età o di qualsiasi sesso. Le relazioni sessuali tra uomini più anziani e più giovani sono spesso indicate come pederastia. Ora, per avere le idee chiare, mentre la pederastia si riferisce letteralmente all'amore per i ragazzi, è generalmente usata per identificare le relazioni sessuali tra un maschio adulto e un maschio più giovane, ma oltre l'età della pubertà. La pederastia si distingue dalla pedofilia, la quale si riferisce alla relazione sessuale tra qualsiasi adulto e un ragazzo o una ragazza prepuberali. Quindi, finché il maschio assumeva il ruolo dominante, la pederastia nell'antica Atene serviva a rafforzare piuttosto che a minacciare la gerarchia sociale. All'interno di questa gerarchia, tuttavia, le prospettive dell'omosessualità, concepita come una partnership sessuale, attenzione, tra pari sociali, sarebbe sembrata assurda. Quindi, mentre il sesso era definito come un atto di dominio attraverso la penetrazione, la nozione di partner sessuali uguali era una contraddizione in termini. Il fenomeno come la pederastia nell'antica Grecia non suggerisce che l'omosessualità sia storicamente e culturalmente universale, ma piuttosto che le categorie di identità sessuale sono storicamente e culturalmente specifiche. In altre parole, questo esempio suggerisce che le categorie di identità sessuale siano socialmente costruite, essi in onore appunto al costruzionismo sociale. Bene, fermiamoci qui per ora. L'argomento non è assolutamente concluso. Ci risentiamo a breve.